I brevetti nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ma anche computer quantico e opportunità lavorative in Italia per i giovani saranno strategici per il futuro della difesa e tutti gli altri settori del nostro paese. Ad affermarlo il ministro della difesa Guido Crosetto tra i protagonisti della quarta edizione di Abruzzo Economy Summit. Ma per tutti i particolari ci colleghiamo in diretta con la nostra Gigliola del Mondo che già vedo inquadrata sul monitor. Buonasera Gigliola, allora. Buonasera a te, con Diego Martelli siamo qui all'Aurum di Pescara dove si è da pochissimo conclusa la seconda giornata, due giornate dedicate agli stati generali dell'economia in Abruzzo. Hai già anticipato prevalentemente i temi principali che sono stati affrontati in questi due giorni. Abruzzo Economy Summit promosso dalla Regione, Rete 8, il quotidiano Il Centro, Media Partner. E valorizzazione del territorio, strategie per lo sviluppo, investimenti, innovazione, internazionalizzazione, sfide future per Abruzzo, Italia e Europa. Ieri la conclusione è stata affidata, la conclusione dei lavori, al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Oggi in collegamento invece c'era il ministro della difesa Crosetto, che con il presidente Marco Marsiglio ha tirato le somme, possiamo dire, su ciò che è stato affrontato in questi giorni. Sono emersi tanti momenti di confronto con i rappresentanti delle istituzioni del mondo imprenditoriale abruzzese ma anche nazionale. C'è stata anche una scienziata di fama internazionale, la dottoressa Antonella Santuccione Sciacra, ma sentiamo uno stralcio dell'intervento del ministro Guido Crosetto e del presidente Marsiglio. Che cosa ne pensa di un evento sull'economia organizzato in una regione così importante ma un po' forse sottovalutata? Qual è l'Abruzzo? Beh, sottovalutata tanto da chi non la conosce, perché chi la conosce. È di questo che parliamo oggi. E come? Perché le eccellenze che ci sono in Abruzzo sono a livello non solo italiano ma anche europeo. Intanto ringrazio il presidente Marsiglio per l'invito e anche per l'organizzazione di questo appuntamento che già l'anno scorso ha avuto un riflesso non soltanto regionale, perché io penso che sia necessario sempre di più approfondire, confrontarsi e capire qual è la strada che occorre prendere per affrontare un futuro che è sempre più incerto, non soltanto incerto per le cose per cui mi occupo io. Prego, ecco, la sentiamo, la vediamo, sì. Non soltanto incerto sulle cose di cui mi occupo io, diciamo che sono quelle più problematiche, ma anche incerto per quelle per guerre meno evidenti, ma che sono quotidiane e sono combattute con la stessa violenza, che sono quelle economiche o quelle sulle materie prime o quelle sulla tecnologia. Per cui il confronto è importante, perché la ricchezza dei nostri figli noi la scegliamo in questi anni. È difficile sintetizzare due giorni così intensi con decine di relatori di livello nazionale e internazionale, dei veri attori protagonisti dell'economia, della cultura, della politica. Abbiamo potuto ascoltare da Giulio De Monti, da Paolo Mieli, degli interventi di scenario di altissimo livello e profilo che ci permettono di collocare l'azione della Regione Abruzzo e di chi opera in Abruzzo dentro un contesto internazionale molto complesso in evoluzione, sui quali persone di quella esperienza ci hanno potuto dare alcune coordinate. Abbiamo sentito due ministri molto impegnati su fronti caldi, il ministro della difesa che ha chiuso e ieri il ministro Adolfo Urso, che peraltro sponsorizza anche e patrocina anche l'evento, e intervenire sui temi dell'industria, dell'automotive in particolare, di ciò che l'Italia sta facendo e porterà per la valorizzazione e il rilancio di questo settore
settore produttivo. Abbiamo sentito confrontarsi le principali aziende sia del territorio che nazionali nel campo dell'energia, anche con prospettive importanti e interessanti di investimenti diretti sul nostro territorio, che si candida ad ospitare delle importanti iniziative imprenditoriali che possono dare nuovi posti di lavoro e soprattutto una nuova prospettiva a interi comparti produttivi molto innovativi come quello delle energie alternative. Così dunque il ministro Crosetto ed il presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Abbiamo sempre in diretta la collega Gigliola Edmondo, dunque si è conclusa anche questa seconda giornata positivamente. Sì, Fabio, come avete avuto modo di ascoltare anche dalle parole del presidente Marco Marsilio, tanti spunti di riflessione anche per pensare alle future sfide per l'Abruzzo e per l'Italia e l'Europa, come avevo anticipato, ma poi potremo riproporre nei prossimi giorni la voce di alcuni dei principali protagonisti di questo evento in un speciale realizzato con il direttore Carmine Perantuono e con il contributo del collega Diego Martelli. È tutto, restituisco la linea a te.